Ho tutto vlog, scena 1, prova, non mi ricordo più. Ciak. Non dobbiamo cambiare. Ho tutto vlog, scena 1, prova. 968. Ciak. Amici, benvenuti in questo nuovo fottutissimo vlog. Come al solito io sono Amorrouge e qui con me Matreus. Come sempre c'è Matreus e ci sarà solo adesso all'inizio, sì, possiamo dirlo, sì. E forse anche alla fine, chi lo sa, può lo essere. vedremo. Di che cosa parliamo in questo fottuto vlog? Mm. Più o meno lo sai. Allora, parliamo subito di una cosa brutta che YouTube ha inserito da mesi a questa parte. Io mi sono accorto mesi fa, però dovevo fare un fottuto vlog. E quale migliore occasione delle nuove puntate di 7 Days to Die per fare questo vlog? Stiamo infatti parlando di un codec, anzi di due codec che YouTube ha messo. Un codec per i canali piccoli, che fa schifo, e un codec per i canali più grossi, che è sempre lo stesso, diciamo. L'hanno un po' aggiornato, ma più o meno è sempre lo stesso. Che cosa succede col codec che fa schifo dedicato ai canali piccoli? Che il video si vede da schifo. Esattamente, il video si vede da schifo e tutto pixelato. Che cos'è il codec però? Sostanzialmente... Vai. Non me ne vado. Vai, ok, se ne va. No, Matreus, vieni qua che ci tanto... vediamo dopo. Ma torna qua, Matreus, che dobbiamo finire qua. Dobbiamo finire. Finiamo l'introduzione qua. Poi andiamo invece sul PC. Ecco che sta tornando Matreus. Stavo dicendo, Matreus, che facciamola breve, non usiamo tecnicismi, in parole proprio easy. Quando viene caricato un video su YouTube, quindi c'è la registrazione, l'editing, e poi viene caricato, ad esempio, in 1080p, faccio un esempio, a 60 frame al secondo, YouTube lo comprime per fare in modo che il server dove ha tutti i video occupi meno spazio possibile. Ma cosa succede lì? Cosa succede, Matreus? Che cosa succede? Te lo dico io che cosa succede. Che in base alla grandezza del canale, cioè a quanti iscritti nel canale hai, io ho, tu hai, loro hanno, nel caso in cui abbiate un canale, lui decide se metterlo in un codec piuttosto che in un altro. Quindi, avete il canale con pochi iscritti, credo che sia sotto i 8.000 o 10.000, codec schifoso, quindi compressione alta, quindi qualità pessima, o per meglio dire è una qualità decente. Invece se avete più di 10.000 iscritti, codec migliore, che è quello vecchio ma un po' aggiornato, e qualità ovviamente migliore. Quindi i pixel ci sono lo stesso, ma diciamo che si vede meglio, perché voi dovete sapere che il video, come viene registrato, come viene editato, non è che arriva a YouTube nella stessa qualità, perché viene compresso, viene fatto, YouTube ne fa di tutto. Quindi grazie YouTube per questa cosa. Ma io direi a questo punto di andare davanti al PC per vedere esattamente cosa succede. Vi porterò appunto qualche esempio. Ed eccoci qui davanti al PC per analizzare questo problema, questa storia. Complimenti YouTube, io ti faccio sempre i complimenti di questa cosa. Prima o poi mi farei andare via da YouTube perché non se ne può più. Ma andiamo avanti analizzando questo problema. Prima di tutto, guardate, questo è il canale di Amorrouge. Io vi dico sempre, guardate le playlist. Perché? Perché innanzitutto nella home sono divise le playlist. Questo vale anche se lo vedete per tablet, smartphone, per TV, non cambia niente. Lo vedete in maniera diversa, ma la sostanza è sempre la stessa. C'è tutto diviso per playlist. E addirittura, se voi premete il tasto playlist, avete l'elenco delle playlist che ho fatto nel canale per andarle a vedere una alla volta. Ad esempio, i vlog fottutissimi sono ben 39. Se schiacciate qua, li vedete tutti in ordine. 7 Days to Die, Farming Simulator, The Forest in Coop, in singolo, Green Hell, c'è di tutto. È semplice, si schiaccia e parte la playlist. Quindi, amici, utilizzate le playlist. Ma torniamo al nostro problema. Ma andiamo a analizzare il problema. Mi sono tolto dalla webcam, ma mi vedete lo stesso nella registrazione del video. Ma va bene. Siamo a Dai Young, puntata 1, un survival completo del 6 aprile 2020. Ultimo giorno in cui il codec YouTube mi ha lasciato il codec vecchio. Andiamo a vederlo. Tasto destro, statistiche per nerd, e vi faccio vedere come il codec che ha usato YouTube per
comprimere il video, e questo VP09, VP09 è qualcosa del genere, e lasciamo andare avanti così. Il video adesso lo sto vedendo in 1080p a 60 frame al secondo, e come vedete si vede, diciamo, abbastanza bene. Non ve lo faccio vedere in full screen, ma vi basta anche così. Si vede abbastanza bene. Notate la webcam, si vede bene, il video si vede bene, non ci sono grossi problemi. Andiamo avanti nel video, giusto per vedere, ecco qua, magari dove c'è un po' di scena, e vedete che più o meno si vede tutto bene. Non ci sono grosse cose. Devo dirvi che comunque questo codec qua è comunque un codec compresso. Cosa vuol dire? Vuol dire che YouTube comprime il video per farlo occupare, per far sì che occupi meno spazio sui loro server. E essendo che ci sono miliardi e miliardi di video, fanno questa cosa qua, ma ormai la fanno da tempo ed è giusto che sia così. Alla fine è così che hanno deciso. Ed è un codec che tutto sommato si comporta abbastanza bene. Nei giochi quelli molto reattivi, molto veloci, che hanno tutta questa ambientazione verde con tanta erba, vedete così, non si comporta benissimo. Lo vedete anche qua dalla webcam che ogni tanto pixelizza, ma fondamentalmente va abbastanza bene. Stoppiamo un attimo e saltiamo ai misteri di Nikola Tesla, 28 luglio 2020. Andiamo a vedere questo video qua. Questo video qua, sempre, e ve lo faccio vedere in 1080p 60 frame al secondo, questo qua è invece col codec nuovo, questo AVC 1.64002 cucuzzari, eccetera, eccetera. Ora, se notate questo video, cosa notate? Notiamo che nel nero ci sono alcuni pixel che si vedono. Ok, Amon, di là era chiaro il gioco. Però ci sono quei pixel. Ora, vedete che qua anche la scritta si vede totalmente bene. E fino a lì siamo a posto, le scritte si vedono bene. Qual è allora il problema, Amon? Mi sembra che il codec sia identico, cioè è cambiato il codec, ma fondamentalmente uguale. Sì, magari comprime qualcosa di diverso, magari non è proprio il massimo questo codec, avrà una qualità minore, ma tutto sommato si fa vedere bene. Sì, in questo gioco dove, come vedete, non c'è troppa foga, salvo alcuni momenti. Però guardate qua, guardate quanto è pixelato qua nello scuro. Vi assicuro che dall'altra parte non è così nello scuro. Ma per ora la mia parola. Andiamo a notare e andiamo a vedere, anzi, questo qua. Salti e misteri, siamo su Dayang 4, 14 aprile 2020. Quindi siamo qualche giorno dopo questo qua. Non tanti giorni dopo, qualche giorno dopo. Andiamo in play, statistiche, e notate che eccola qua, è comparso il nuovo codec. Quindi il codec è comparso a metà aprile e a un certo punto sono passato dal VP09 all'altro, così come tutti i canali piccoli hanno fatto sta cosa. Non ho ben capito se sono 10.000 di iscritti o 9.000 o 8.000, insomma, se ne è meno di quel tot lì succede questa cosa. Che cosa succede in termini pratici su questo video qua? Semplicemente che notate come pixelizza tantissimo la webcam, cosa che prima non vedevate pixelizzata così, ma è sempre peggio perché se io vado in punti dove siamo fuori all'aperto, dove ci sono tutte queste piante, si nota tantissimo, tant'è che qualcuno di voi nel video, nei commenti, me l'aveva scritto, mi aveva detto: "Ehi Amon, guarda che c'è questo problema qua, si vede la webcam che pixelizza tantissimo, guardate qua quanto ha pixelizzato. Guardate come sta pixelizzando, che cambia proprio. Sì, cambia la luminosità, ma cambia molto, guardate. Pixelizza tantissimo. Io per evitare questo pixel nella webcam dovrei sparafrasciarmi la luce in faccia. D'estate vorrei evitare questa cosa qua. Però vedete come pixelizza? E l'immagine non è che è tanto dinamica, ma potrebbe esserlo, perché alla fine questo gioco ha tante parti di corsa. Ecco qua, dunque, qua abbiamo un 1080p 60 frame al secondo, il codec è sempre lo stesso, ok, quello schifoso, giusto per intenderci. Guardate qua quanto è pixelizzata. Qua adesso io sto correndo, neanche tanto velocissimo, ma vedete come il tutto risulta pixelato. Ora, questo è il problema di questo codec qua. Assolutissimamente è un problema di questo. Guardate la webcam adesso, cioè veramente pixelizzata. Quando avviene questa storia del pixel? Avviene da quando hanno cambiato quel codec dal VP09
0,9 che avevamo qua al AVC 1,64 cocuzzare che abbiamo sia ultimamente sia qua. Ora io cosa ho fatto? Vi narro un po' la storia. Mi sono accorto di questa cosa qua ormai tempo fa, volevo già fare questo vlog, ma ho aspettato appunto 7 Days to Die. Perché? Perché ho detto facciamo una prova con 7 Days to Die. Allora, ho fatto la prova con 7 Days to Die, 1080, 60 frame al secondo, era una schifezza, c'è una roba inguardabile, non ho neanche la prova perché poi l'ho cancellata da YouTube, ho praticamente registrato 30 secondi, ho preso quei 30 secondi lì, li ho portati su YouTube, ho messo il video in privato ovviamente, e ho visto che la qualità era oscena. Allora, come fare per avere il codec vecchio adesso? Anche se il canale purtroppo ha ancora 5.750 iscritti e quindi alla soglia dei 10.000 credo che sia, non ho ben capito, si possa sbloccare e quindi torniamo a fare i video in maniera abbastanza decente, o per meglio dire, io i video li faccio lo stesso nella stessa qualità alta, il problema è YouTube. Come? Ve lo spiego subito. Eccoci a una puntata freschissima, siamo agli Zombie Mi Vogliono, 7 Days to Die Alpha 19, del 22 agosto, freschissima puntata. Andiamo a vedere le statistiche. Guardate qua, BP09051 08. Adesso io non credo, sì, sembra lo stesso. Cioè, nel senso, la sigla è stessa, forse è cambiata la versione o forse era cambiata negli anni, non lo so. Però vedete, BP09, quindi siamo tornati al codec, quello che si vedeva bene. Andiamo in play e in effetti vedete che l'effetto pixel non c'è. L'avevate visto prima un effetto pixel devastante e soprattutto anche qua l'effetto pixel è sparito. Si vede notevolmente meglio. Però qual è il problema? Guardate qua. Se noi andiamo a vedere, guardate la risoluzione 1440 con 60 frame, anzi, quindi è un 2K, cioè se carichiamo i video, se vengono caricati i video da 2K in su, quindi minimo 2K in su. Torna il codec vecchio, se li carichiamo a 1080, se vengono caricati quindi a 1080 e non abbiamo almeno 10.000 iscritti, dico 10.000 ma non sono sicuro del numero, torna il codec vecchio. Quindi ho deciso di caricare il video 2K, che poi è un 2K finto perché quello che vedete in realtà è un 1080p 60 frame, upscalato in 2K. In editing l'ho upscalato. Infatti, se metto 1080, la qualità pressoché scala leggermente la qualità, Scala leggermente, si nota, ma non è così drastica, anche perché il codec è sempre lo stesso, per fortuna. Quindi ho deciso da adesso in poi di caricare i video così, in 2K. Ora, perché YouTube ha fatto questa cosa qua? Perché se l'è inventata? Probabilmente dico. Sono quasi sicuro che sia così, è per risparmiare spazio. Quel codec AVC comprime molto di più, perde molta più qualità, invece il VP09 ne perde molta meno. Quindi hanno fatto questa cosa qua, penalizzando i canali più piccoli. Complimenti YouTube, bella cosa. E soprattutto adesso mi costringe a caricare video in 2K che occupano più spazio, così da riutilizzare il codec che usavo prima. Comunque, grazie YouTube per questa cosa. Ecco amici, vi ho spiegato dimostrandovi cosa succede nelle varie fasi e qual è la qualità e come cambia, ma potete farci caso anche voi. C'è da dire una cosa, da adesso in poi cercherò, e quasi man mano lo farò, di caricare il video come minimo in 2K, così da avere quel codec lì. Come ultima cosa vi dico anche che se lo utilizzate sul cellulare, piuttosto che sulla TV, alcune TV hanno un miglioramento, nel senso che l'immagine, essendo che è un po' pixelata in questo caso qua, viene un po' spalmato, diciamo, c'è un effetto di tipo un effetto di patina, diciamo così, che lo rende abbastanza bello. Alcune TV ce l'hanno, i monitor dei PC di solito non ce l'hanno, ma le televisioni sì. In più, sul cellulare, essendo che il display è molto più piccolo, il problema non si pone proprio perché, essendo che è più piccolo il display, anche quegli artefatti di pixel tendono a non vedersi. Ripeto, tendono a non vedersi perché in realtà, se guardate bene, comunque si vedono leggermente. Però diciamo che l'effetto non è così grosso. Ma
Torniamo da Amon Rouge e da Matrix, cioè Amon Rouge sono io, sì, insomma, avete capito, torniamo da loro. E quindi, a parte la luce che entra da qua, che sembra una luce È devastante, bellissimo. siamo alla fine di questo fottuto vlog. Vi ho illustrato questa cosa ed era giusto farvela vedere in poche parole, raccontarvi questa cosa qua, così magari chi di voi guarda il video dice, cavolo, è vero? Questa cosa qua, piuttosto che chi Sì, no. magari ha un canale dice, ecco sta roba qua, bah 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 bah. Vi ho dato anche la soluzione per evitare sta cosa, soluzione palliativa. Comunque, grazie YouTube, complimenti sempre per, diciamo, invogliare la Sì. gente a fare i video in questa maniera. Uno parte da zero e è già castrato nel video. Complimenti, grazie, grazie YouTube. Detto questo, amici, per questo fottuto vlog è tutto. Vi ricordo come al solito di Iscriversi al dove? canale, Esatto. Poi, lasciare un like dove? al video, Giusto. Il like cos'è condividere il like? e Il mi piace. Col dito storto. Poi, poi. Tre. condividere Cosa? il Con video chi? con tutti, Tutti chi? chiunque. Ok, bella. Poi, quarto. E guardare la playlist di questa fantastica serie Sì, ti sembra una C. in descrizione Co. e Com cosa? commentare questo video Dove? sotto nei commenti, Bravo, come bravo. in qualsiasi maniera. Esatto. Poi, ultime cose. Che cosa c'è oltre al canale YouTube che orbita intorno a questo canale YouTube? Il gruppo Telegram e la pagina Facebook e la pagina Instagram. Esatto, io stavo dicendo, la pagina Instagram invece ce ne fottiamo. No, Invece ci ce sono l'ho, questi ce tre l'ho. organi di comunicazione dove Instagram, vabbè, lo conoscete, Facebook lo conoscete, Telegram è simile a WhatsApp senza l'utilizzo del numero di telefono, quindi molto importante, quando entrate in Telegram non serve il numero di telefono, cioè non, Telegram non fa vedere il numero di telefono agli altri, quindi è importante, potete entrare nel gruppo di Amon Rouge YouTube e parlare con il resto degli iscritti e anche con me in privato. Telegram serve sostanzialmente a quello, in Esatto. più vi informa quando escono i nuovi video, vi fa tutte queste cose. Sì. Detto questo, siamo arrivati alla fine. Sai cosa ti dico, Matreus? Che per questa fottuta puntata, no, fottuto vlog, stavo dicendo per questa puntata fottuta, ma in realtà è fottuto vlog. Fottuto Vlog fottutissimo, fottuto vlog, è tutto. Ci vediamo al prossimo fottuto video. Da Amon Rouge e da. vlog. Matreus. Ciao e al prossimo fottuto video. Ciao a tutti. Ma Ciao. poi puntati qua, là. Non. Scusa, eh.